Amici di Teledeon, ben trovati a questo nuovo appuntamento con Scanner per scoprire cosa c'è dentro la notizia. La Puglia, come del resto l'intera Italia, riparte, prova a rimettere in moto la sua economia devastata dalla crisi sanitaria che si è subito trasformata in crisi economica. E lo fa puntando anche sulla regione, almeno stando alle notizie che arrivano da Bruxelles, con il piano di investimenti europeo che dovrebbe passare proprio dall'attribuzione di ingenti risorse alle regioni, alle varie regioni del continente. Quindi diventa essenziale capire come la regione si prepara a fare investimenti, a far piovere denaro reale questa volta nelle tasche dei cittadini e delle imprese soprattutto che devono ripartire. Ne parliamo con alcuni autorevoli esponenti del Consiglio regionale pugliese, cominciando, ne siamo particolarmente lieti, con Sabino Zinni, consigliere regionale di Senso Civico. Grazie per essere con noi. Grazie a lei, direttore. Buona giornata a tutti. Ecco, volevo cominciare, prego. Se mi permette, siccome siamo a Teledeon, con un ricordo personale di un uomo che ho avuto la fortuna di conoscere, che ci ha lasciato ieri, un deoniano doc, ma prima di tutto un uomo di Dio, che è padre Michele Critani, a cui voglio rendere un dovuto omaggio e fare le mie più sentite condoglianze a tutta la famiglia deoniana. Grazie, grazie consigliere, perché effettivamente è una dura prova per i deoniani che sono stati colpiti con più casi da questa terribile vicenda del coronavirus. Grazie, grazie per le sue condoglianze che riportiamo proprio alla famiglia deoniana. E allora la Puglia prova a ripartire. Proviamo a fare un po' il punto della situazione. Questi primi giorni dopo la riapertura pressoché totale delle attività, in attesa quella poi di quella del 3 giugno, che sarà la riapertura anche delle cosiddette frontiere, sia quelle nazionali ma anche quelle regionali. Secondo lei come sta ripartendo la Puglia? Ma la Puglia sta ripartendo tutto sommato bene. Abbiamo vissuto un periodo molto particolare in cui l'isolamento chiaramente ha messo in evidenza, come spesso accade nei periodi di crisi, il meglio ma anche il peggio delle persone. In questi giorni sto notando un atteggiamento in cui l'equilibrio è la cosa, come quasi spesso accade, molto spesso accade, più difficile da ritrovare. Ci sono gli estremisti del non si può fare ancora niente, e questo non è possibile perché se no non sarebbe stata ripartenza, quindi gli estremisti terrorizzati che la pandemia possa ritornare, eccetera. In realtà, tra le poche cose certe che i virologi, gli epidemiologi, tutto il parterre di specialisti che in questo periodo ci siamo abituati a considerare quasi amici di banco per le varie trasmissioni TV, dicono che questo è quasi fisiologico, che questo maledetto virus abbia un qualche fenomeno di recrudescenza. Dobbiamo entrare nell'ordine di idee di questa cosa qui, e quindi i terroristi la devono un po' mollare questa cosa qui, nel senso che le misure di contenimento le dobbiamo mantenere, però non possiamo farci paralizzare. Dall'altro lato esistono invece i permissivisti, cioè quelli per i quali è come se non fosse successo niente e tutto si può fare come prima e più di prima. Io credo che in queste due frange estreme, che molto spesso, come accade, si toccano, si finiscono per toccare, per farsi da sponda reciproca, bisogna trovare un elemento di equilibrio. La Puglia sta provando faticosamente a trovarlo. Naturalmente non esiste una uniformità di atteggiamento in questo. La classe politica, ora più che mai, deve declinare in tutti i modi la parola responsabilità, cioè deve autoresponsabilizzarsi, invitare alla responsabilità, però sulla base dell'esempio, non sulla base delle parole,
e provare a faticosamente a evitare il ritorno indietro rispetto al virus e andare avanti, che dal mio punto di vista, scusate la filosofia spicciola, non può essere però un tornare a come prima, perché come prima non stavamo bene, cioè non stavamo bene. Quindi c'è una bellissima poesia di Mariangela Gualtieri che si chiama 9 marzo e dice: non ci siamo voluti fermare, ci ha fermati la natura. Adesso che le ferite ricevute da questa pandemia siano oro per noi. E questo mi sembra l'atteggiamento più giusto da avere. Ecco, quello del buon senso. Lei di fatto sta invitando ad utilizzare il buon senso, quello I che... criteri, direttore, sono buon senso e responsabilità. La parola responsabilità è bellissima perché rimanda a un verbo latino che è rispondere, cioè io rispondo delle cose che faccio, non chiedo sempre agli altri che facciano, rispondo in proprio, in prima persona. La responsabilità interpella ognuno di noi a tutti i livelli e le diverse funzioni, perché se io sono consigliere regionale non posso avere lo stesso livello di responsabilità del cittadino comune, a me è chiesto un di più di responsabilità. Però anche al cittadino comune è chiesto di fare la sua parte. Questo è il discrimine. Ecco, questo per quanto riguarda l'aspetto sia sanitario, ma indirettamente anche sul riflesso economico, perché le imprese devono ripartire, lo ha detto, non possiamo fermarci, lo ha detto lei, lo ha detto anche il presidente del Consiglio Conte, perché altrimenti ci ritroveremmo con un'economia devastata e impossibile da rimettere in moto. Però dobbiamo usare il buon senso. Buon senso anche da parte delle istituzioni, le chiedo. Assolutamente sì, particolarmente da parte delle istituzioni, cioè certi atteggiamenti, le istituzioni devono recuperare quello che è il loro ruolo, prima parola d'ordine, sobrietà. Cioè in questo periodo abbiamo avuto un surplus di comunicazioni, anche di atteggiamenti un po' così, diciamo, dettati chiaramente dalla buona fede, dalla volontà di proteggere le popolazioni, ma i sindaci, i consiglieri regionali, gli assessori, i presidenti di regione non sono, tra virgolette, mi lasci passare il termine, i proprietari delle istituzioni, sono i servitori delle istituzioni. So che questa parola è abusata, ma se andiamo alle radici etimologiche dei termini, la parola ministro viene come dal latino, significa minustare, cioè stare più giù per poter servire. Che è diverso da magister, cioè il maestro che sta su a cattedra. Allora, noi questi atteggiamenti li dobbiamo recuperare alle istituzioni, cioè la sobrietà, la autorevolezza che deriva dall'esempio, cioè noi dobbiamo agire più che parlare. È Ecco. nell'agire che si concretizza il senso delle istituzioni, non nelle parole, perché, come diceva un mio grande amico perso in questa vicenda drammatica, in andriese verace, poi lo traduco in italiano, adduce arta legge, cioè parlare è molto facile, è molto leggero, è molto poco impegnativo, e agire che invece mette, è un banco di prova per noi. Ecco, a proposito di agire, anche c'è una variabile che è quella del tempo, che però non è indifferente rispetto all'esito dell'agire, e ci riferiamo in particolare ai cosiddetti aiuti di Stato, quelli che dovrebbero essere il carburante che rimette in moto la nostra economia. Ecco, questi ritardi accumulati a livello centrale, con tante parole, tante promesse, tanti finanziamenti, e poi invece si sta aspettando semplicemente che l'Europa ci dia le risorse, ha creato un po' di sconcerto, tante attese, tante belle parole, e poi nell'agire concreto è cambiato poco o niente. Allora, direttore, il fattore tempo non è soltanto una variabile. Mi sente? Certo, benissimo. Ok, non è soltanto una variabile, è la variabile in questo momento. Però dobbiamo, io ai cittadini con cui mi interfaccio, cerco sempre di usare un sistema che è il ragionamento. Allora, alcune coordinate brevissime perché siamo in tempi televisivi, se no si scocciano le persone. La prima coordinata: nell'arco di 3 mesi sono state fatte due manovre,
25-55 miliardi, 80 miliardi di manovra, coincidono con 4-5 finanziarie ordinarie. Certo. Lei, come me, come tutti i cittadini, si ricorderà cosa significa in Italia fare una manovra finanziaria, mesi di discussioni, eccetera. In 2 mesi sono state fatte manovre per 80 miliardi. Primo elemento oggettivo da tenere in considerazione. Secondo elemento oggettivo da tenere in considerazione. Noi siamo un paese non florido dal punto di vista della finanza pubblica. Ok? Debiti avevamo, più debiti ancora abbiamo. Se no, non teniamo presente questo elemento, non andiamo da nessuna parte. E scusatemi se introduco un elemento di impopolarità a mio danno. Questo debito pubblico è figlio anche di un gigantesco fenomeno di evasione fiscale. Ok? Perché se no, in questo momento perdiamo le coordinate. Terzo elemento, la burocratizzazione dell'Italia è all'ordine del giorno. Allora, i tempi sono importantissimi. Il governo nazionale, ma anche quello regionale, sta facendo una battaglia fortissima contro la burocratizzazione. Noi tutti abbiamo visto la difficoltà che ci sono state per i 600 euro all'INPS, blocchi di computer, eccetera. Credo che qualche lezione da questo sia stata imparata e impartita anche dalla dura realtà. Credo che queste lezioni, se non hanno insegnato granché, a questo punto in poi la classe politica e chi ricopre cariche istituzionali è colpevole, perché fino ad ora poteva usare la scusante e l'attenuante del tutto troppo grande, troppo imprevisto e troppo nuovo. Adesso questo scenario non è più completamente ignoto, lo conosciamo, lo dobbiamo fronteggiare. In questo ha un ruolo importantissimo e la politica deve metterla alla stanga. La classe burocratica, perché non è più possibile avere una burocrazia che si trinceli dietro il no, non si può fare, e non dietro il troviamo la soluzione. Ovviamente questo intervento, Maxi, lei giustamente ha sottolineato che è stata fatta in 2 mesi una finanziaria che equivale a 4 finanziarie degli ultimi 4 anni come importo. Il problema però è che nelle casse delle aziende in particolare è arrivato ben poco di questi 80 milioni di euro circa che sarebbero stati stanziati dallo Stato. Anche qui è un problema di tempo e di burocrazia. Una volta che si è preso atto di questa lentezza burocratica, c'è la possibilità adesso di tagliare velocemente la burocrazia e fare quello che hanno fatto in altre nazioni, perché nessuno chiede di fare cose impossibili, ma quantomeno di imitare quello che è successo in Germania, quello che è successo in Francia, quello che sta succedendo in queste ore in Inghilterra. Guardi, direttore, io su queste cose qui, a rischio, ripeto ancora una volta, di essere impopolare, voglio essere chiaro. Molte persone hanno portato l'esempio della Germania, della Francia, dell'Inghilterra. Io non voglio dire che questi paesi sono meglio di noi, semplicemente sono diversi da noi. Questo Ok? è sicuro. Prego, prego. Un livello di indebitamento nettamente inferiore rispetto al nostro, il che non è poco. Secondo, hanno una burocrazia oliata che noi non abbiamo, perché la nostra è abbastanza farraginosa, ma hanno, e scusate se è poco, un livello di consapevolezza di cittadinanza diverso. Noi non ci dimentichiamo mai che noi siamo il paese in cui camorra, 'ndrangheta, mafia, organizzazioni criminali varie, una componente tangentistica impone, direttore, una serie, sia pur minima in questo periodo, di controlli, perché se no poi sono gli stessi cittadini che rinfacceranno alla politica quello di aver fatto interventi a pioggia in cui tutti prendono la stessa maniera. In realtà lei sta in una TV di ispirazione cristiana. Don Lorenzo Milani diceva che l'uguaglianza non è dare a tutti ugualmente, ma è dare a ciascuno in misura del suo bisogno. Ciò che di cui ha Se bisogno. noi non seguiamo un criterio del genere, facciamo ingiustizie, non facciamo giustizia. E ultimo elemento,
solo per sottolineare come siano problematiche queste questioni, non per giustificare le inerzie. Uno dei criteri fondamentali usati è l'ISEE, ok? Ma faccio una domanda a lei e a me stesso. Quanti ISEE sono veritieri in Italia? In effetti l'ISE è proprio uno dei grandi problemi dell'Italia quando c'è una attribuzione di risorse che vengono dallo Stato o dagli enti locali. Sì, direttore, spesso ci troviamo con il problema vero dei misuratori reali del rapporto tra reddito, patrimonio, ricchezza e vita delle persone. Cioè, noi spesso abbiamo degli indicatori che sono indicatori deformati e deformanti, cioè, traduco in italiano spiccio, cioè se un ISEE di una persona che evade le tasse mostra un risultato X, mentre la sua capacità di reddituale, la sua capacità patrimoniale è di X più 10, noi rischiamo di dare i soldi a quella persona rispetto a un'altra persona che magari ha un ISEE più alto, ma una capacità reddituale patrimoniale più bassa soltanto perché è costretto a dichiararle tutti i suoi redditi. Questo crea una distorsione e crea anche un rapporto di lotta tra i cittadini di cui il governante si deve far carico. Quindi capiamo tutti la complessità di quello di cui stiamo parlando. Quindi io Certamente. con questo non voglio assolutamente giustificare né le frasi ad effetto tipo potenza di fuoco che possono, ho detto, devono essere più sobrie e più contenute come comunicazioni. Non stiamo su uno spot pubblicitario. Però dobbiamo, quando parliamo di queste cose, anche tener conto del paese in cui ci troviamo, del paese reale, non del paese che sogniamo. Non siamo la Germania, non siamo la Francia, non siamo Chiarissimo. per alcuni versi siamo meglio, ma per altri versi diciamo no. Chiarissimo, chiarissimo. Abbiamo gli ultimi 5 minuti di questo nostro incontro per parlare delle questioni regionali. Una di queste è quella che bisognerà essere pronti a spendere anche qui in maniera oculata ma tempestiva le risorse che verranno dall'Europa. In un momento del tutto particolare perché siamo alla vigilia di una competizione elettorale. A questo proposito le chiediamo, lei aderisce al partito che vuole che si voti a luglio o quello che aspetta condizioni teoricamente migliori di ottobre? Io aderisco al partito di quelli che vorrebbero votare a ottobre, non per il voto a ottobre, ma perché credo che il voto a luglio costituisca per un verso un troppo presto e per un altro verso le elezioni che si potrebbero tenere a luglio sarebbero soltanto le regionali, le comunali, in paesi grandi come Andria, come Trani, comunque ci sarebbero a ottobre. Questo costringerebbe una duplicazione non solo e non tanto di costi, che pure sono importanti, ma anche una duplicazione di rischi. E quindi questo mi induce a parteggiare per ottobre, per quello che possa servire il mio parteggiare, che praticamente è ininfluente ad ogni livello. Per quanto riguarda invece le risorse, la regione, lei che... Riguarda le risorse, allora avevamo già affrontato il capitolo di una manovra, di una mini manovra, che naturalmente si va a incastrare con quella nazionale, di 665 milioni di euro già concordata con le parti sociali e con il governo nazionale. Di questa manovra fanno parte in particolare due misure importanti per le imprese che però sono indirettamente anche a favore dei lavoratori e sono il cosiddetto microcredito che ricordo ha un plafond possibile di 20-30% a fondo perduto e 70-80% di finanziamento agevolato a condizioni diciamo stracciate e a tempi di rientro molto tranquilli, e il cosiddetto titolo secondo Covid, che è una misura speciale per il Covid, ma si inserisce in una misura già collaudata dalla Regione Puglia. Entrambe queste misure stanno per essere emanate. Naturalmente si sta provando con tutte le modalità possibili, ma anche evitando i rischi che ci siamo già detti, di fare delle misure snelle in cui i tempi di istruttoria sono il più contenuti possibili. E allora noi ringraziamo Sabino Zinni, consigliere regionale della
gruppo Senso Civico, grazie per essere stato con noi. Naturalmente torneremo ad incontrarlo appena sarà anche più chiara la destinazione finale di questa consigliatura, cioè se si andrà a concludere ora per poter votare a metà luglio, fine luglio, oppure se si dovesse andare a votare ad ottobre, come auspicano i più, e abbiamo sentito anche perché lo stesso Sabino Zini. Grazie per essere state con noi e continuiamo questo viaggio con incontrare i consiglieri regionali dei vari schieramenti per capire come si sta affrontando questa emergenza che è cominciata come semplice emergenza sanitaria, ma che ora è una emergenza economica. Siamo ora in compagnia di Francesco Ventola, consigliere regionale di Fratelli d'Italia, ex anche presidente della provincia di Barletta-Andria-Trani, il primo presidente di questa provincia, e che quindi conosce molto bene questo territorio. Allora, preliminarmente, una considerazione su come questo territorio ha affrontato l'emergenza. Ma intanto un saluto cordiale a te, a tutti gli amici della redazione, al direttore e ai nostri telespettatori, che comunque il primo ringraziamento voglio farlo perché non sono invitati in queste manifestazioni, ma soprattutto per l'attenzione che avete avuto in questi giorni nel tenere adeguatamente informati i cittadini, soprattutto del territorio nostro, su ciò che stesse accadendo. Grazie. Ma ti devo dire, ci sono due aspetti. C'è un aspetto sanitario che è più di carattere chiaramente nazionale e regionale, e poi c'è l'aspetto legato alla protezione civile. Per quanto riguarda quello sanitario, alla fine quello che si è deciso è di chiudere più o meno quasi tutti i reparti, di concentrarsi sull'emergenza Covid. Consideriamo che tutta la medicina territoriale è stata bloccata ed è attualmente ancora ferma, perché c'è tanta gente che deve effettuare delle visite che sono state rimandate nel tempo, anche interventi chirurgici, tranne quelli eccezionali. Per cui di fatto il servizio sanitario nostro non era preparato ad una situazione di emergenza pandemica come questa. Per cui si è dovuto correre ai ripari. Alla fine, tutto sommato, grazie soprattutto all'abnegazione e al lavoro svolto con passione di quelli che io definisco dei missionari della vita, cioè di tutti gli operatori sanitari, medici, infermieri, ma anche gli OSS, tutti gli operatori del volontariato del 118, ancora una volta hanno dimostrato di essere la nostra una nazione che tiene molto l'uno all'altro e che il principio di solidarietà e di condivisione delle difficoltà è un qualcosa che è nel nostro DNA. Per cui grazie a questa aggregazione si è cercato di affrontare al meglio la situazione. Non avevamo un reparto dedicato a questo, per cui alla fine la scelta di Biceglie e poi anche di Canosa. E quello che posso solo, come dire, da un punto di vista anche del mio ruolo di consigliere, devo dire che sin dall'inizio di marzo noi avevamo formalizzato una istanza di disponibilità a collaborare ad Emiliano, e nel nostro territorio io gli proponevo di individuare da subito, quindi parliamo dell'inizio di marzo, degli ospedali utilizzando i nosocomi di Trani e di Canosa, perché erano stati recentemente riconvertiti, quindi ancora logisticamente pronti, per magari lì organizzare una serie di reparti che di fatto venivano chiusi negli altri ospedali e poter concentrare l'attenzione appunto in quel di Biceglie per quanto riguardava l'emergenza Covid. Così non è accaduto, si è deciso di abbassare i livelli essenziali di assistenza, però pazienza, così è stato. Adesso pian piano si cerca di mettere in moto, però con un'accortezza che abbiamo di fronte a noi, una grande opportunità adesso. Emiliano deve rivedere nuovamente il piano di riordino al pari delle altre presidenti di regione. Questo territorio, anche questa situazione, ha dimostrato che grazie al tessuto umano che vive in questo territorio si è riusciti ad affrontare l'emergenza con, come dicevo prima, con tanta dedizione e tanta professionalità. Ma questo è un territorio che è totalmente scoperto di servizi sanitari. Meriterebbe adesso, a questo punto, che vengono allargate le maglie, un riposizionamento con il numero dei posti letti che possa ritornare nella media prevista dal decreto Balduzzi di 3,7 per 1000 abitanti, quando noi ne abbiamo 1,7, e la riapertura di reparti fondamentali nel territorio laddove sono stati chiusi, e intensificare la medicina territoriale laddove di fatto non esiste o esiste marginalmente. Ecco, questa è una grande occasione. Devo dire però, ho il dovere di comunicarlo, che il piano della dotazione organica e del dimensionamento
approvato qualche giorno fa in termini di nuovi concorsi e altro, beh, vedono un ridimensionamento sul territorio. E quello è un atto che va subito, immediatamente rivisto, perché qui dobbiamo potenziare i servizi sanitari. E se non si assumono le persone o si fanno delle dotazioni organiche che vanno a ridurre il numero di determinati medici in alcuni reparti, beh, significa che stiamo continuando a tagliare. Non è possibile, non lo consentiremo a nessuno, perché quello che è accaduto non è detto che non accada più, può darsi che diventerà la normalità, quella di convivere con oggi Covid-19, domani può essere un altro virus, e quindi il territorio si deve far trovare pronto, non per combattere l'emergenza, ma per prevenirla ed avere le condizioni di poterlo fare. Per fare questo, i nostri nosocomi di Trani, di Canosa, di Minervino e di Spinazzola possono tornare molto, ma molto, ma molto utili all'intero sistema del servizio sanitario organizzato. Questo per quanto riguarda l'aspetto sanitario, ma oggi l'argomento del giorno è quello della ripartenza. Una fase 2 che è cominciata tra mille stenti, con tanti negozi ancora chiusi, tanti operatori commerciali che hanno preferito attendere ulteriormente non soltanto gli aiuti da parte dello Stato e della Regione, ma soprattutto si sta cercando di capire come poter ripartire, visto che anche i possibili utenti, i clienti, sono in difficoltà in questo momento. Ma guarda, la fase 2, chiamiamola come vogliamo, se guardiamo l'aspetto economico, beh, qui non è un discorso di parte, è un discorso oggettivo. Basta stare al telefono, sentire i propri amici, i propri conoscenti o nell'ambito familiare e rendersi conto che si è totalmente abbandonati. Perché sia i vari decreti che stanno ponendo in essere dal punto di vista economico, siamo arrivati quasi alla fine di maggio, non è arrivato un becco di un euro nelle tasche delle persone che sono state costrette a chiudere. Solo colpa della burocrazia? E poi, ma la burocrazia chi la determina? Sicuramente è colpa della burocrazia, ma chi la determina? Cioè, se si sono fatti dei DPCM che hanno privato della libertà i cittadini dovuti alla pandemia, cioè qualcosa che non è mai accaduto nella storia, che con del DPCM si vincola la libertà del cittadino, e diciamo probabilmente andava fatto, ci mancherebbe, non voglio strumentalizzare su questo. Beh, si potevano fare pure il DPCM per tagliare un po' di legge, un po' di burocrazia. Cioè, non è, tu non puoi pensare di avere milioni di persone che hanno diritto alla cassa integrazione e affronti la cassa integrazione con gli strumenti ordinari, come se fosse un momento normale. Non è possibile dire ai cittadini vi diamo un bonus di 600 euro, adesso di altri 600 a seconda delle partite IVA, fate l'istanza all'INPS. Parliamoci chiaro, ogni metà del mese chi ha una partita IVA utilizza lo strumento dell'F24 per pagare le tasse, per andare a credito di IVA o di altro. Quindi l'Agenzia delle Entrate e lo Stato ha tutte i l'IBAN di tutti coloro che sono detentori di partita IVA. Era complicato far arrivare direttamente sul conto questi soldi senza far fare le istanze e i controlli li fai dopo? Ma perché non si fanno queste cose? Cioè, è normale affrontare la cassa integrazione in deroga, quindi quella gestita dalle regioni, non rendendosi conto di quanto personale sta in regione, di quanto è dedicato, di quanto si può dedicare, e con le stesse procedure e metodologie che erano in momenti di normalità? Non esiste. Allora, in quel momento tu dovevi studiare uno strumento, poteva essere quello di dire diamo i soldi direttamente all'azienda che li gira l'operaio, che li gira il dipendente. Ecco, fratelli, lo sai che l'84% di coloro che hanno percepito la cassa integrazione l'ha percepita perché l'ha anticipata l'azienda? Perché funziona che c'è chi può anticipare l'azienda e poi viene ristorato, chi lo fa direttamente col conto corrente sul conto corrente del lavoratore. C'è un sistema che ha dimostrato di non poter affrontare queste emergenze. Allora lì, con i benedetti DPCM, si potevano cancellare o sospendere l'efficacia di una serie di procedure. Ti faccio un esempio più tecnico che mi riguarda professionalmente. Abbiamo trascorso la prima di Pasqua tutti che avevamo i soldi in banca, o meglio, potevamo indebitarci andando dalle banche. In 24 ore vi danno i soldi. Ma a te risulta che sia stato cambiato un regolamento bancario, una legge bancaria, Basilea 2, Basilea 3? Credi che siano cambiate queste cose? No. Quello che è cambiato è che c'è una maggiore garanzia, ma l'istruttore va fatto. C'è sempre un direttore che dovrà assumersi una responsabilità. E quindi significa che ci vuole sempre il merito creditizio. La garanzia è una cosa a parte,
La garanzia rafforza, ma uno deve poter dimostrare di poter pagare mensilmente la rata. A questo proposito, possiamo dire che il tempo degli aiuti non è indifferente sul risultato di questi aiuti? Ma Francesco, prendiamoci in giro. Qua se non ci fosse stato il welfare familiare, no? E dei rapporti, qui la gente veramente sarebbe scesa per strada perché non poteva mangiare. Qui c'è stato il soccorso dei familiari, di chi aveva risparmiato qualcosina negli anni, ma di risorse pubbliche non è arrivato un bel niente. Questa è la verità. O sono arrivati col contagocce fuori tempo massimo. Dopodiché si sono fatti interventi che spingono la gente, le partite IVA, tu facevi riferimento ad alcuni negozi, ad andarsi ulteriormente ad indebitare. Cioè, mai mi posso indebitare se devo comprare nuova roba da vendere, se devo riattrezzare il negozio, se devo acquistare un nuovo immobile, ma non mi possono andare a indebitare perché sono stato chiuso 3 mesi, non a causa mia, e quindi ho tutte le spese dei 3 mesi, ho tutto il costo del magazzino, tutto l'invenduto, e mi devo indebitare, ma quando ripagherò? Cioè, è come se tu a un drogato gli dai più droga, quello muore di overdose. Cioè, è una cosa che non può funzionare, andavano dati i soldi a fondo perduto. L'indebitamento che sta facendo l'Italia, come tutte le altre nazioni, doveva andare, doveva essere tutto destinato a fondo perduto, facendo delle scelte, perché io mi rendo conto, ecco, che non si può dire sì a tutto. E siccome esiste un sistema che attraverso il codice Ateco ti dice per classi e per target le attività omologate che sono collegate ad un distretto o qualcosa che magari sta chiuso rispetto a chi lavora, e indirizzare le risorse in quel senso. Faccio un esempio per essere ancora più chiaro: per esempio tutto il mondo del turismo in generale, in particolar modo nell'area nostra, quello legato ai ricevimenti nuziali. Certo. E quella è gente che è rimasta fuori da tutto. Tutti le partite IVA, quindi i proprietari delle sale da ricevimento, grandi ristoranti e altro, non hanno beccato un euro, e hanno comunque il costo dell'IMU, della luce, dell'acqua, dei dipendenti che lavorano in segreteria. E tutti i lavoratori cosiddetti stagionali o a tempo determinato, cuochi, camerieri, inservienti, addetti alle pulizie, l'office e altro, quella è gente che non solo non prende niente, ma non lavorerà. E siccome di solito lavorano 8 mesi e gli altri 3-4 mesi prendono la disoccupazione, hanno smesso di avere il sussidio di disoccupazione, la disoccupazione, la NASPI, nel mese di marzo, febbraio, aprile. Dopodiché non hanno preso più niente, non lavoreranno e non matureranno nemmeno i giorni tali da poter avere vedere la NASPI l'anno prossimo. Ecco, cioè lì bisogna far arrivare i soldi. Chiarissimo, sì. Chiarissimo, però l'Europa, che è poi la vera cassaforte da cui si possono attingere risorse reali, ha detto proprio nelle scorse ore che le risorse, i famosi 500 miliardi a disposizione di tutti i paesi europei, potranno arrivare assegnate alle regioni. Questi soldi saranno assegnati alle regioni. Ecco, la Puglia, secondo lei, è pronta per ricevere questi soldi e metterli a disposizione dei cittadini? Faccio anche qui un esempio. La Regione Puglia, nell'annualità 2014-2020, in questo sessennio, aveva a disposizione 7 miliardi e 2 circa di risorse, 7 miliardi e 200 milioni circa, nell'ambito dei POR, risorse comunitarie. Bene, siamo a metà anno dei 6 anni, quindi a fine, proprio quasi fine, dovremo rendicontare tutte queste somme, abbiamo speso sì e no il 35%, il 40%. Oltre a queste abbiamo le risorse del PSR, del Piano Sviluppo Rurale, 1.600 milioni di euro. Bene, su quelli siamo l'ultima regione d'Italia, perché i dati ufficiali di AGEA, quindi non dati nostri, ci dicono che abbiamo speso sì e no il 30%. Ora, se noi non siamo in grado di spendere i soldi che abbiamo, noi, o meglio, se l'amministrazione Emiliano non è stato in grado di spendere i soldi che aveva, la montagna di soldi su quale era seduto, le banche, tesorerie della regione ricche di soldi, non è stato in grado di spenderli, perché si pensa più all'immagine, all'annuncio, piuttosto che ad avere una strategia di sviluppo della Puglia, credo che questa cosa qui potrebbe creare notevoli problemi se rimane questa gestione regionale. Ci vorrebbe una gestione completamente diversa, che individua i 4-5 settori fondamentali e non mille rivoli, che elimini una serie di attività di consulenza e di assistenza tecnica che non servono a nulla e che mette in condizioni subito i cittadini e le imprese di avere i soldi per poter ripartire.
Ecco, in questi giorni sullo sfondo c'è anche il dibattito su quando andare a votare per eventualmente cambiare la guida amministrativa della Regione Puglia, insieme ad altre regioni dove si andrà a votare. Appunto, il mandato teoricamente era già scaduto, si sarebbe votato probabilmente proprio in questa settimana o la settimana prossima. Ecco, lei si iscrive al partito di quelli che dicono è meglio votare a luglio o quelli che dicono è meglio votare ad ottobre, magari però lì c'è il rischio di una recrudescenza della curva epidemiologica e quindi c'è il rischio di farle slittare ulteriormente. Qual è la sua valutazione? Allora, la valutazione politica è che quando prima si va a votare meglio è. La valutazione più importante è quella qual è il momento più sicuro per andare a votare. E questo non può che indicarcelo la scienza, l'Istituto Superiore della Sanità e coloro che sono pagati a fior di quattrini nelle varie tax force, che almeno ci dicono una data certa. E qui qualcuno si deve prendere la responsabilità. Certo, non può andare avanti così con la proroga nel tempo, perché obiettivamente, diciamo, non è una cosa che può stare assolutamente in piedi, e per principi costituzionali, e perché è giusto che se si ritorna alla vita, tra virgolette, normale, con le dovute precauzioni, perché non si deve poter votare? Qual è l'ostacolo a poter andare a votare? Anzi, io capisco che ci sono dei partiti in Italia che salgono al potere non grazie al voto, e quindi magari quando più tardi si va a votare, se non si votasse proprio ancora meglio. Non è così. Ma in questo caso il centrodestra pugliese non potrebbe essere penalizzato da un voto, vista la sovraesposizione anche mediatica del governatore in carica in questo momento? Non lo ritenete un pericolo? No, che Michele Emiliano fosse una persona popolare non l'abbiamo scoperto oggi. Del resto, nei tre quarti del suo mandato si è occupato di problemi di carattere nazionale. Prima ha fatto la battaglia contro la buona scuola, poi contro le trivelle, e poi la TAP, e poi l'ILVA, tutti i temi che lui utilizzava strumentalmente contro Renzi, perché alla partita di giro c'è quella della candidatura come presidente e segretario del Partito Democratico, lui ha concorso. Quindi noi abbiamo trascorso i tre quarti con Emiliano su tutte le televisioni nazionali, perché era l'anti-Renzi all'interno del Partito Democratico. Della Puglia se n'è occupato poco e male, questa è la verità. Per cui non è che oggi, siccome è l'unico che sta in televisione, si sottrae ai confronti, non viene nelle commissioni, non viene nel consiglio, quando viene in consiglio risulta presente in videoconferenza, invece sta da Barbara D'Urso e non vota provvedimenti che danno i soldi ai cittadini. C'è tutta una serie di cose che sinceramente a noi ci lasciano fiduciosi, ma non perché siamo presuntuosi, ma perché è sotto gli occhi di tutto il disastro in cui vive la Puglia per le competenze pugliesi, che il coronavirus non cancella, perché il servizio sanitario regionale che non funzionava non è che ci voleva il coronavirus, cioè chiedete alla gente quanto tempo aspettava prima del coronavirus per fare una visita, e gli ospedali che sono stati chiusi senza che siano stati aperti nuovi ospedali, tipo il territorio nostro. Chiedete agli agricoltori, dalla xylella alle gelate ai fondi del PSR, quindi al netto del coronavirus. Chiedete ai comuni che sono stati costretti ad aumentare la tassazione dei rifiuti, perché non si capisce il ciclo in Puglia come funziona, dove chiude, dove non chiude. Chiedete ad Emiliano, che è stato costretto, per non tenere i rifiuti per strada, data la sua inadeguatezza, a redigere un piano regionale dei rifiuti. Noi abbiamo per mesi, la gente non lo sa, abbiamo portato, noi facevamo la raccolta differenziata e tutto finiva in discarica, perché ci sono state ordinanze di Emiliano che hanno consentito alle discariche speciali, tutte di proprietà privata, a ricevere i rifiuti tal quale, i rifiuti differenziati dei comuni, che non potevano ricevere, l'hanno fatto per ordinanza, per evitare che per strada ci fossero i rifiuti. Quindi altro, se tutto questo funziona, l'ILVA, la TAP, cioè chi più ne ha più ne metta, potremmo ricordare, la gente si ricorda bene, ma perché l'ha vissuto sulla propria pelle, i disastri di questi 5 anni. Quindi non ci spaventa assolutamente il voto, anzi, secondo noi, al netto della sicurezza, quindi bisogna votare in sicurezza, i cittadini pugliesi non vedono l'ora di cambiare. E allora ringraziamo Francesco Ventola, consigliere regionale di Fratelli d'Italia, grazie per essere stato con noi, torneremo ad incontrarci nelle prossime settimane per approfondire ulteriori tasselli di questa fase 2 che sta decollando ma che è ancora
mostra gravissimi problemi, soprattutto per il settore del commercio e delle imprese, e non ne parliamo poi del settore turistico della nostra regione, che è un asset fondamentale. Grazie Francesco Ventola. E prosegue il nostro giro di incontri per capire come si sta orientando la parte politica regionale sulle vicende che riguardano proprio il coronavirus e l'emergenza economica che ne è conseguita. Incontriamo ora, e ne siamo particolarmente lieti, Nino Marmo, consigliere regionale di Forza Italia. Grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi, un saluto a voi e ai telespettatori. E allora, naturalmente la partenza è sulla situazione dell'emergenza sanitaria. Che cosa ha raccontato questi tre mesi di coronavirus per quanto riguarda proprio l'aspetto sanitario in Puglia? È partita con il ritardo nella fornitura dei DPI, i dispositivi di protezione individuale, ed è finita con la carenza dei DPI, dei dispositivi di protezione individuale. Infatti tutti gli addetti al 118, al pronto soccorso, mi comunicano che sono assenti ancora questi presidi indispensabili per la sicurezza dei nostri operatori. Cioè mascherine, tute biologiche, non ci sono più, non si vedono più. E questo è molto grave, così come si pensa che il costo dei tamponi debba essere addebitato o agli imprenditori nell'aprire le proprie attività o ai cittadini stessi. Ci doveva fare un tampone di massa proprio per collaborare con lo Stato centrale e verificare tutta la situazione di salute della popolazione pugliese. Ecco, però dal punto di vista sanitario si è verificata un'altra emergenza, quella nel territorio della BAT in particolare, che ha mostrato che i livelli essenziali di assistenza, i cosiddetti LEA, in realtà hanno creato grandi problemi, perché il numero insufficiente di posti letto è stato messo in evidenza forte proprio in questo periodo. Guardi, non solo nella BAT. Nella BAT è emerso naturalmente la carenza di posti letto, ma quanto il dato che le infezioni si sono diffuse ancora di più dai presidi ospedalieri. Ad Andria e a Barletta è capitato. Non è capitato, per esempio, a Bicegno, dove avevano una situazione di molta tensione proprio nel controllare e nel verificare gli ammalati che venivano portati. Anzi, Bisceglie va lodato per essere diventato il presidio Covid di questa provincia. Ma se lei va in provincia di Brindisi, si sono diffusi i contagi proprio a partire dagli ospedali, dall'ospedale Perrino, reparti chiusi, pluriammalati che poi sono deceduti. Insomma, c'è stata una gestione veramente stessa cosa che è successa a Taranto, o meglio a Castellaneta. A Castellaneta, ma anche lì per un'infezione che si è diffusa a causa di un medico che probabilmente all'inizio era asintomatico, e questo dà il segnale di quanto invece si doveva operare sugli asintomatici, su coloro i quali diffondono il contagio senza essere ammalati. E questo doveva essere da parte nostra la battaglia principale, che avrebbe fornito allo Stato centrale, all'Istituto Superiore di Sanità, il dato reale, non statistico nel senso di media statistica, ma il dato reale di quanti sono i contagiati che non hanno sintomi. E questo sarebbe stato un dato importante. Anzi, la Puglia in 2-3 mesi avrebbe potuto censire tutta la sua popolazione e così consentire e chiedere al governo centrale l'apertura di tutte le attività economiche, sapendo che i propri cittadini non sono contagiosi. Ecco, questo è un dato importante su cui torneremo tra poco. Restando in tema su questo, dottore, ci siamo scontrati con il presidente Emiliano, certo, ma nemmeno con lui, perché lui non rispondeva a queste nostre osservazioni. Lui credeva di intimidirci facendoci rispondere dal professor Lopalco. Ma il professor Lopalco è un epidemiologo, non è un clinico, e il professor Lopalco è uno scienziato. Essendo uno scienziato, diceva: parlo io, così questi ignoranti stanno zitti. E invece no. In Veneto si è affrontato con
tampone a tappeto, e si è affrontato tutto da Piacenza al Veneto alla Lombardia, andando, utilizzando il territorio, i medici del territorio, che ancora oggi i medici di base, se qualcuno di noi chiama un medico di base a casa, non hanno i dispositivi. Questo è ancora grave. La tesi che io sostengo e che sostiene una parte della scienza è quella di fare il tampone di massa, così come oggi stanno facendo a Wuhan. A Wuhan, da dove è partito tutto, oggi gli 11 milioni di abitanti vengono tutti sottoposti a tampone ripetutamente. Invece la Puglia è quella che ha il minor numero di tamponi eseguiti di tutta Italia. Ha il minor numero di tamponi eseguiti e ha l'indice maggiore di contagio. Il 6 maggio, questo è il dato che ho, non ho i dati successivi, noi eravamo la seconda regione d'Italia per indice di contagio. La prima non era la Lombardia, la prima era il Molise, il secondo era la seconda la Puglia. La Lombardia viene molto dopo, certo, e anche come indice di decessi. Invece, per tornare alle questioni della edilizia sanitaria, forse avere pronto già l'ospedale di Andria poteva voler dire risolvere gran parte di questi problemi. Certo, a che cosa serve il nuovo ospedale? Innanzitutto serve a colmare il gap di posti letto. Questa provincia, insieme alla provincia di Brindisi e alla provincia di Taranto, hanno il minor numero di posti letto nella media pugliese. Quindi quell'ospedale nuovo, il cui bando per la presentazione dei progetti scadeva il 10 di marzo, ad oggi non abbiamo notizie di quante progettazioni sono state, proposte di progettazioni sono state presentate. Quell'ospedale è utilissimo perché dovrebbe pensare a curare l'emergenza, le urgenze, e dovrebbe essere un ospedale che, per le specialità che sono previste, dovrebbe diventare un DEA di secondo livello, cioè un dipartimento di emergenza urgenza di secondo livello, cioè a livello del policlinico e del di Bari e del policlinico di Foggia. Questo significa servire non Andria, perché la questione non è Andria, la questione è del territorio. Significa servire questo territorio con specialità importanti e con un numero di posti letto che colma il gap che c'è, che oggi è altissimo. In più avremmo dovuto avere dei percorsi con un ospedale nuovo. Si libera il vecchio presidio di Andria, che può diventare il presidio territoriale, dove sono presenti tutti gli ambulatori, tutte le prestazioni strumentali. Questo significa fare sanità. Non possiamo imitare la Lombardia. La Lombardia ha mostrato i suoi limiti. Quella lombarda è una sanità economica, nel senso che va a caccia di clienti, non solo di pazienti, ma di clienti. Noi invece dobbiamo soddisfare il diritto pubblico di fornire una sanità a tutti i cittadini in egual misura, ai ricchi e ai poveri. Questa emergenza sanitaria si è trasformata in crisi economica, ormai conclamata. I dati che arrivano da tutti i rilevatori, sia esteri che anche interni come l'Istat, certificano che avremo un crollo del prodotto interno lordo che si tradurrà anche in difficoltà nella ripartenza. Questi primi giorni di uscita della cosiddetta fase 2, anche questi cosa stanno raccontando? Sembra una situazione molto confusa. Guardi, io per la mia esperienza e per il livello di responsabilità politica, io non ho mai avuto timore del PIL, perché il PIL è un indice che viene utilizzato molto spesso insieme allo spread per mettere sotto accusa un sistema economico. Io devo dire che, diciamo, non ho criticato all'inizio quello che il governo ha messo in campo. Poi abbiamo riflettuto man mano, ci siamo accorti che i DPCM erano strumenti, atti amministrativi che limitavano la libertà delle persone, questo lo si può fare solo con legge, poi ci siamo accorti di tante altre cose. Ma io non me la sento di accusare un governo di inesperti, anche perché c'era una parte di inesperti
le cui capacità si sono viste, sono sotto gli occhi di tutti. Poi c'era una parte del governo di espertissimi, che sono quelli dalla parte del PD, che potevano e dovevano dare di più e indirizzare di più. Dagli inesperti che cosa mi aspettavo? Mi aspettavo la rivoluzione amministrativa, cioè l'abbattimento delle burocrazie. Loro hanno sempre voluto abbattere la casta, ma sembrava soltanto opera di campagna elettorale. Abbattiamo la casta, i politici e basta. Ma c'è una casta, c'è una super casta che è superiore a quella dei politici, che è quella della burocrazia, che la burocrazia rigenera se stessa. Mentre il politico è rigenerato dall'elettorato, la casta della burocrazia è rigenerata da se stessa e dalle norme che mette in campo. Ecco, io dai nuovi soggetti che governano l'Italia mi sarei aspettato una rivoluzione di questo tipo, cioè semplificazione, velocità, temerarietà, perché io avrei fatto, il nostro governo, la nostra parte politica avrebbe fatto, non io personalmente, ci mancherebbe altro, ma quello che annunciano e dicono le proposte che noi abbiamo avanzato. E cioè noi avremmo dovuto osare di più nel fornire risorse finanziarie ai cittadini, alle aziende, alle partite IVA, ai professionisti, a chiunque ha visto, non per causa propria, il blocco economico della propria attività. Ci sono settori che per almeno un anno e mezzo, se non due, avranno difficoltà nel rimettere in moto le proprie aziende. Un esempio tra tanti, ma se ne possono citare tanti. Ogni volta che si fa un esempio se ne dimentica un altro e arriva sempre il Pierino di turno che ti dice: ah sì, ma tu hai dimenticato me. Io non voglio dimenticare nessuno, ma solo ad esempio dico tutto il movimento economico determinato dalle sale matrimonio, dai ricevimenti, dalla banchettistica, che in Puglia è diventato un fenomeno straordinario, tant'è vero che Confindustria ha un settore e un responsabile, Michele Boccardi, che si occupa di questo settore. Allora tutto quel settore è fermo. E significa economia bloccata, significa camerieri che non lavoreranno. E poi ci sono altri dimenticati collegati a questo settore, e cioè coloro i quali facevano i musicisti, i cantanti, e poi partendo da qui ti colleghi allo spettacolo, a tutto il mondo dello spettacolo che è fermo, a tutto ciò che è attorno a costoro che è fermo. Ecco, l'altro giorno abbiamo visto nella mia città, via Regina Margherita, Viale Crispi, Corso Cavour, ma anche il viale della Villa Comunale, la distanza non era per nulla rispettata, la distanza di sicurezza tra cittadini. Lo abbiamo visto la sera con gli aperitivi nel centro storico, distanza di sicurezza non era rispettata. E allora io mi domando, se tutto ciò viene tollerato, perché mai non consentiamo agli ambulanti di riprendere a lavorare? E di lasciare le persone che accedano con un controllo magari maggiore, ma perché questo settore è completamente abbandonato a se stesso? Chi alza la voce per gli ambulanti? Ma chi alza la voce utilmente? Non tutti coloro i quali abbaiano alla luna, perché lì c'è gente che veramente da 3 mesi non ha messo il piatto sulla tavola e non ha avuto nemmeno il sostegno dei 600 euro. Quindi guardi, la situazione economica è drammatica. Avremmo dovuto E su questo il tempo non è indifferente, cioè le misure. Assolutamente, bisognava intervenire subito. Solo chi sta comodo non si accorge, chi non ha avuto mai un'azienda, chi non ha avuto mai dei dipendenti, chi non ha avuto la scadenza del 16 e del 20 tra IVA e contributi. Solo chi non ha avuto questa parte della propria vita non può capire, io non dico che se ne frega, ma chi non ha avuto attività economiche, aziende, non può capire che cosa vive un imprenditore, una piccola azienda. Guardi, la cassa integrazione in Puglia è stata erogata al 17% delle domande, sono 35.000, ma insomma le aziende artigiane che per la prima volta accedevano alla cassa integrazione non hanno ancora ricevuto. Guardi, ci sono ristoranti che non riescono ad aprire e non vogliono aprire
perché gli abbiamo messo talmente tanta paura su questa distanza di sicurezza all'interno, dove pretendiamo addirittura che il gestore di un'attività di ristorazione prenda i nomi di coloro i quali stanno al tavolo insieme, sono venuti separatamente. E io non so, perché io sto dentro il ristorante, non so se fuori questi sono arrivati con due macchine o erano nella stessa macchina. E se erano nella stessa macchina, perché non possono sedersi allo stesso tavolo, sebbene entrano in un tempo diverso? Sono cose assurde. Ecco, cerchiamo di superare la vecchia burocrazia e rischiamo di sottoporre queste aziende che danno lavoro a un mare di persone, sottoporre queste ad altre regole, ad altri controlli. Ecco, veniamo... magari andrà ancora l'ispettorato del lavoro, ma andranno ancora la ASA, andranno a metterli in croce, ma non è possibile. Dobbiamo farli aprire in libertà. In libertà. Veniamo invece alle questioni regionali. Questioni regionali che diventano in questo momento particolarmente importanti perché dall'Europa fanno sapere che i 500 miliardi di euro che saranno distribuiti ai vari paesi dovranno essere assegnati alle regioni e quindi le regioni devono dare dimostrazione di tempestività e di capacità di incidere nei settori di maggiore sofferenza, per esempio la Puglia, il turismo. Guardi, io non sono d'accordo su questa possibilità, per il semplice motivo che molte regioni hanno dato prova di incapacità. La nostra regione ne è un esempio, con il PSR e con tutta una serie di misure comunitarie che non sono state spese e le quali sono in ritardo. Prima cosa. Seconda questione. Lei avrà sentito un mese e mezzo fa, che il presidente Emiliano lancia l'ipotesi concessa dall'Europa di riprogrammazione dei fondi comunitari non spesi per fare un unico intervento per il Covid, causato dal Covid. Lui aveva annunciato 450 milioni. Poi ci sono anche fondi nazionali e pare che dallo Stato centrale alla Puglia vengono assegnati altri 200 milioni di euro. Quindi sono in tutto 650 milioni di euro. Sono due mesi che di questa programmazione o nuova programmazione non si sa niente. E allora io come posso immaginare che tutto debba essere affidato alle regioni se quei fondi che loro hanno in pancia e che hanno a disposizione, che possono riprogrammare, non vengono spesi ancora? E non c'è uno straccio di programmazione, o almeno noi consiglieri non ne abbiamo. Ne abbiamo parlato ieri in conferenza di capigruppo in regione, neanche i consiglieri di maggioranza sanno niente. Guardi, oggi al Parlamento il presidente Conte sta illustrando il decreto legge della cosiddetta rilancio, che secondo noi è un decreto ritardo, perché arriva con molto ritardo, doveva essere di maggio, di aprile. La spesa effettiva di questi fondi avverrà probabilmente nella seconda metà di giugno, quindi, come la sua domanda era opportuna, i tempi non sono considerati, sono una variabile assolutamente indipendente, mentre doveva essere il primo obiettivo da raggiungere. Ecco, rispetto a questo, noi abbiamo chiesto che il presidente Emiliano venga in consiglio regionale e riceva dal consiglio l'indirizzo su come spendere questi 650 milioni. Non se ne sa niente. Sta utilizzando questa leva economica di manovra evidentemente solo per la sua campagna elettorale. Siamo quasi in chiusura, ma una parte politica la dobbiamo affrontare. Le prossime elezioni dovevano essere svolte proprio in questi giorni, in queste ore in realtà, perché il Consiglio regionale è scaduto ufficialmente in primavera. Scade il 31 maggio. Il 31 maggio, quindi siamo proprio negli ultimissimi giorni. In realtà c'è la proroga, ma non si sa ancora se si vota a luglio oppure a metà ottobre, tra metà ottobre e metà novembre. Lei si iscrive al partito di quelli che vogliono votare a luglio o si vogliono prendere maggior calma per votare in condizioni diverse a ottobre? Guardi, io quando dicono che avremo una recrudescenza del contagio in inverno,
Io immagino il nostro inverno, lo abbiamo visto quest'anno, che sarà gennaio-febbraio, e quindi una recrudescenza potremmo averla gennaio-febbraio. Ritengo che tutto il periodo dell'autunno sia utile per andare a votare, e cioè dal 21 settembre al 21 dicembre. Solitamente noi abbiamo votato in passato, è capitato ad Ande di votare a fine novembre, io credo che non ci sia nessun problema a votare a novembre, ma anche ad ottobre, fino a ottobre. Ci mancherebbe altro, ma credo che noi dobbiamo mettere in sicurezza i cittadini, perché mi dovete spiegare per quale motivo abbiamo messo in croce gli esercenti delle attività economiche, dei negozi, li obblighiamo a mettere il disinfettante per le mani, li obblighiamo ad entrare uno alla volta nei negozi, e gli elettori come entreranno nelle cabine? Uno alla volta, 10 alla volta? In quanti giorni pensiamo di votare? In un giorno? Io credo che non ce la si fa. Quindi votare a luglio, quando la gente è ancora preoccupata sia della situazione economica sia della situazione del contagio, io penso che questo non possa essere. Quindi io sono dell'autunno, dichiaratamente autunno. Anche perché così si andrebbe a votare congiuntamente tra amministrative regionali e anche locali, ricordiamo. Ma se ogni elezione costa 400 milioni, possiamo spenderne 800, secondo voi, un altro miliardo? Cioè è opportuno fare un'unica elezione, mettendoci insieme anche il referendum. Tanto quel referendum andrà a finire male, figuriamoci se raggiunge il quorum. Quando tu dici a una persona tagliamo il numero dei deputati irrazionalmente, che dirà la persona? Ma certo, tagliamoli! E quindi è un referendum che non avrà nessuna efficacia, non raggiungerà nemmeno il quorum, secondo me. Restiamo in tema di politica e di amministrazioni locali, perché appunto si vota in città importanti come Andria, Trani, Corato, per restare al nostro territorio, e tra gli autorevoli possibili candidati alla carica di sindaco, per esempio, della città di Andria, si fa anche il nome di Nino Marmo. È davvero candidato? Ma io ho dato la mia disponibilità prima del Covid, poi è successo tutto questo, ho visto invece che altri sono candidati sparati fino alle stelle, quindi si muovono autonomamente. I miei amici stanno costruendo una coalizione, io ho dichiarato la mia disponibilità. E in questo periodo, avrà visto, io mi sono interessato di temi, non tanto con chi stare, con chi fare coalizione, ma sui temi. I temi sono chiari, mi sono interessato ultimamente del commercio e abbiamo avuto qualche balbettio contro, ma credo che i temi del commercio siano ben chiari. Noi abbiamo anticipato il governo centrale dicendo che la TOSAP non si paga, perché non si deve pagare, perché in una situazione come questa non si possono mettere in croce le aziende, i cittadini, gli esercenti. Abbiamo detto di far pagare di meno la Tari, e si può pagare di meno, non c'entra niente il dissesto di Andria come qualche poveraccio ha detto, non c'entra assolutamente niente. Innanzitutto i fondi che i comuni non incassano stanno ricevendo col decreto legge in discussione circa 3 miliardi e mezzo ai comuni proprio per i mancati introiti, quindi non c'entra niente il predissesto del comune di Andria. La Tari, che è una tassa, che quella dei rifiuti, è una che diciamo è quasi esclusa dal bilancio, nel senso che deve avere un costo e deve essere pagato dai cittadini. Quindi se i cittadini non conferiscono, se gli esercenti non conferiscono, è chiaro che bisognerà pagare di meno, perché se non conferiscono è ovvio. Abbiamo chiesto cose in anticipo rispetto al governo. Il governo è arrivato naturalmente dopo, molto dopo, e dopo che il governo ha avuto le botte in testa dall'ANCI, perché è l'ANCI che è stata molto attenta a quello che serviva ai comuni. Quindi abbiamo anticipato tutto. Abbiamo posto degli elementi di discussione che sono stati apprezzati dagli esercenti. Ecco, io mi voglio occupare dei problemi della città. Sul suo nome possono esserci barricate? No, questo non mi interessa se ci saranno delle barricate. Io voglio parlare dei problemi di cui Andrea ha necessità che vengano risolti. Qualcuno continua a chiamarmi, a definirmi uno degli amministratori precedenti. Io non ho amministrato niente, non ho avuto funzioni di gestione, non sono stato assessore, non sono stato vice sindaco e non sono stato sindaco. Quindi non ho avuto le mani in pasta. Ho sostenuto un'amministrazione comunale al pari di un deputato
Stato che inutilmente sostiene il suo governo nazionale, nonostante le fesserie che quel governo compie. Quindi né più e né meno. È chiaro che poi ad un certo punto gli equilibri si sono rotti per il semplice motivo che i danni erano evidenti e quindi non si poteva più nasconderli e bisognava assumersi le responsabilità. Ora, rispetto al passato, o si è convinti che si sono commessi degli errori e noi abbiamo eliminato il problema ad Andre, ma credo che tutti quanti di questo possono dare atto, e allora pensiamo ai problemi urgenti. I problemi urgenti sono quelli di far vivere le attività economiche, farle vivere in ordine, farle vivere in modo funzionale, aiutare l'economia cittadina. Chiarissimo, grazie allora al consigliere regionale Nino Marmo. Grazie a voi. Consigliere grazie regionale di Forza Italia, abbiamo cercato di dare un quadro generale di quel che avviene in Italia, in Puglia e anche a livello locale con Sabino Zinni, consigliere regionale di Senso Civico per il centro-sinistra, Francesco Ventola in rappresentanza di Fratelli d'Italia e Nino Marmo in rappresentanza di Forza Italia. Grazie, grazie a voi. Grazie ancora Nino Marmo e l'appuntamento per tutti è nelle prossime settimane. Intanto non andate via, restate con i programmi di Teledeon.